Ma signor Rizzo, il voto di ieri in Francia, che sapore ha, che valore ha secondo lei? Credo che sia la logica, se noi trasmettiamo il messaggio secondo il quale la sicurezza è assicurata dalla destra, è evidente che la gente che ha bisogno di sicurezza vota la destra. Noi dobbiamo invertire, noi intendo dire chi ha le posizioni come le mie, dobbiamo invertire questa tendenza e creare le condizioni nelle nostre città con delle politiche sociali innanzitutto e delle politiche internazionali anche, che ridiano sicurezza, qualità della vita, soprattutto nelle periferie delle città, e questo ci consentirà di evitare quello che è accaduto in Francia. Io non mi meraviglio di quello che è accaduto, è il messaggio che deve cambiare. Noi dobbiamo dare l'idea, se mi è permesso, prendendo anche esempio da quello che la Chiesa ha saputo fare con Papa Francesco, che i problemi devono essere risolti. Solo se si risolvono i problemi in un clima di pace, di solidarietà tra le persone, possiamo anche acquisire sicurezza nelle nostre città dell'Occidente. Senta, ma le primarie competitive da un punto di vista politico, culturale, sociale, rappresentano uno stimolo positivo o trasmettono un'idea di frammentarietà che poi induce la gente a spostarsi dall'altra parte? Quali sono le primarie competitive? Quelle che dovrebbero mettere da un lato la Balzani, dall'altra Sala, uno contro l'altro, e che dentro il centro-sinistra, anziché unire, sembrano frammentare. Allora, le primarie, secondo me, sono uno strumento dove le persone che la pensano, che hanno un minimo comune denominatore, si trovano insieme e scelgono la persona migliore per individuare, per portare avanti questa battaglia. Se non fosse questo, se sono la ricerca di chi può vincere, tradiscono il voto degli elettori, perché sottraggono agli elettori, cioè al milione, siamo a Milano, e 600.000 milanesi, di scegliere chi vogliono come candidato a sindaco, perché devono prendere quello che hanno deciso alle primarie. Allora, questo per dire che se le primarie sono fra persone che la pensano con una coerenza interna, vanno bene. Se le primarie sono un modo per legittimare qualcuno che magari è esterno alla coalizione che ha governato la città finora e proporlo, imporlo agli elettori come se fossimo una squadra di calcio che compriamo il giocatore migliore, se mai migliore è, non funziona. La politica è un'altra cosa. Questo per dire che queste primarie, così, con Sala che si sovrappone alla realtà del centro-sinistra che ha vinto nel 2011, non sono primarie della coalizione che ha vinto le elezioni del 2011.